Salve a tutti, da Riccardo Zarfati, benvenuti a Portafogli ETF. Vedremo oggi l'operatività suggerita per mercoledì 22 aprile. Portafogli ETF è analisi giornaliera dei mercati finanziari con l'ausilio degli indicatori Aiki Nashi, quindi ogni giorno tre indici e tre materie prime che seguiamo con 12 ETF disponibili su borsa italiana. Questa la grafica Aiki Nashi, la sua differenza verso le tradizionali candele giapponesi. E questi gli strumenti, i codici degli strumenti che possono essere utilizzati per seguire questo tipo di operatività. Quadro riassuntivo della giornata, vedete c'è un'attesa sui mercati, c'è una forte indecisione e si vede subito dal tabellone perché ci sono pochi movimenti anche con una certa divergenza. Ancora positiva la Germania, più 0,48%, negativa invece l'Italia con meno 0,40%, di nuovo appesantita dal comparto bancario. S&P praticamente ferma in questo momento alla chiusura dei mercati europei, meno 0,06%. Non ci sono stati neanche oggi rilevanti dati macro, arriveranno in corso di settimana, solo da segnalare. Un dato invece piuttosto importante che è quello, lo ZEB, l'Economic Sentiment della Germania, che è risultato sotto le attese, 53,3 rispetto a 55,3 stimato dagli analisti. È chiaro che questa indecisione è frutto di due fattori, diciamo che da una parte il trend crescente di medio periodo è ancora estremamente forte e ovviamente non ancora intaccato. E è chiaro anche che ci sono delle condizioni macroeconomiche assolutamente favorevoli, probabilmente irripetibili per i mercati europei e per l'economia europea in generale, però è anche vero che la problematica della Grecia non può essere totalmente ignorata. Non può essere ignorata naturalmente per la Grecia in sé, che è un tassello estremamente debole, il rischio default, man mano che passano i giorni, diventa sempre più concreto, ma perché apre anche degli interrogativi piuttosto importanti, non solo sulla Grecia, ma anche sugli altri paesi. È chiaro che parlo di possibilità di contagio, di attacchi comunque speculativi ai paesi meno forti, parlo ovviamente di Italia, Spagna e Portogallo, ma metto in gioco anche un po' la credibilità, se volete, della Banca Centrale e anche il fatto che gli investimenti che arrivano fuori dall'Europa, sull'Europa stessa, probabilmente saranno un po' più cauti di quanto abbiamo visto nel recente passato. Che cosa succederà è sempre difficile dirlo, sappiamo che ci sono delle riunioni importanti in ambito Eurogruppo già in corso di settimana. Il suggerimento generale è che in questa fase è meglio comunque restare cauti, al di là delle singole posizioni, come possono andare nel breve, questo fa parte del gioco, ma in generale come portafoglio, bene essere cauti perché comunque se c'è da crescere sui mercati europei e in particolare su quello italiano, chiaramente sulla forza è meglio, anche perché gli spazi in salita non mancano, certo, visto i livelli piuttosto depressi sui quali stiamo guardando l'indice da un punto di vista storico di più lungo periodo. Quindi una fase, diciamo, di attesa sui mercati che non dà grossissime indicazioni oggi, c'è stato un rimbalzo dopo il crollo di venerdì, oggi il rimbalzo sembra essere già un po' stanco, vediamo comunque che cosa ci dicono le nostre candele giornaliere e se c'è qualche nuova operatività che possiamo fare per domani. Partiamo dall'indice italiano, eccolo qua. ETF MIB, vedete oggi a fronte di questo ulteriore ritracciamento dà ancora una candela rossa, non è già una candela rossa piena, comunque ancora rossa, per cui il trend di breve, diciamo ribassista, è ancora decisamente attivo. Noi qua abbiamo una posizione short che è questa qua. Con il bear MIB siamo entrati praticamente stamattina, abbiamo preso lo strumento sostanzialmente sui minimi di giornata, poi è un po' cresciuto, comunque l'entrata in l'ordine di prezzo è 22,765, poi dipenderà chiaramente dall'ora in cui è stata fatta. Per il momento vedete un'altra candela verde, manteniamo naturalmente la posizione. Qua abbiamo già stabilito un livello di stop, che è una candela rossa che vado a terminare sotto i 22,25, al rialzo come livello di controllo il primo è a 23,64, vedete qua c'è già una prima resistenza, quella principale è a mio avviso 24,16, quindi teoricamente un po' di spazio c'è, proviamo a mantenere questa posizione, vedete viene da un fortissimo ipervenduto ripetuto nel tempo, per cui magari un qualche rimbalzo ci può stare. Situazione del DAX è assolutamente analoga, oggi è stato più positivo il DAX, vedete fa una candela verde, ma non è di quelle che interrompono il trend, è una candela molto piccola, vedete con un ritracciamento anche sul finale che rimane comunque interna anche alla candela precedente, per cui al momento anche questa a mio avviso non interrompe il trend.
Poco da dire sul mercato americano, abbiamo visto che si sta muovendo molto poco nelle ultime giornate, è ritornato sulle resistenze, questo lo dico guardando naturalmente al sottostante, vedete qua ha fatto uno strano movimento l'ETF oggi in giornata, guardando solo al corpo non ci dà una grande indicazione, per cui chiaramente rimaniamo in attesa e lasciamo sui mercati per il breve questa posizione short sul mercato italiano, vediamo come si svolgeranno le prossime giornate. Materie prime, calma piatta sull'oro, vedete oggi un piccolo rialzo, ma è difficile trovare un trend che sia più laterale di questo. Si va veramente appiattendo, vedete non c'è alcuna direzionalità, si rimane all'interno di questo diciamo rettangolo che non fornisce nessuna indicazione neanche di brevissimo termine. Il corn, sul corn c'è stato un approfondimento oggi del ribasso, devo dire anche piuttosto isolato, guardando al comparto dei grains, quindi guardando anche al frumento, alla soia. Quindi strumenti che generalmente vanno un po' più o meno nella stessa direzione, invece oggi il corn è andato in solitario ribasso. Vedete dopo la rottura di questa trendline rialzista che teneva i prezzi ormai da parecchio tempo a rialzo, è probabile che si vada a testare quantomeno il livello di 1,13 dove c'era il precedente swing rialzista. Noi qua abbiamo una posizione short, oggi in discreto aumento 1,25%, vedete fornisce una candela verde per cui le medie mobili per il momento hanno tenuto. Siamo ancora in leggera perdita su questa posizione, ma ovviamente a fronte di questa variazione odierna proviamo naturalmente a mantenerla. Sul crude oil non cambia la situazione, oggi lo strumento crude, il leggero ritracciamento di circa l'1%, ma come vedete il trend rialzista che era partito da qua, da area 10,60-10,70, adesso è arrivato a 13,11, sta ancora continuando dopo questa rottura delle resistenze. Per cui c'è un, diciamo, rallentamento di questo trend. Siamo arrivati in ipercomprato di breve. Ricordo che l'ipercomprato è piuttosto rilevante quando si viene da forte ipervenduto, per cui non mi sorprenderebbe un qualche ritracciamento nelle prossime giornate a partire da questi livelli. Probabile che si vada comunque a testare l'area di resistenza di 13,68, che vedete ormai non è molto lontana, oggi chiusura a 13,11. Bene, quindi anche per oggi è tutto, sommario rimaniamo sostanzialmente con il portafoglio, con il nostro atteggiamento diciamo molto cauto sul mercato in questa fase, uno short sul mercato, sui mercati, sugli indici, in particolare abbiamo l'Italia con Berbim e abbiamo uno short sul corn con S Corn. L'oro non dà nessuna indicazione, i mercati stanno ancora in fase di ritracciamento, difficile dire dove si fermerà o se quello di venerdì era un falso allarme, certo i motivi oggettivamente ci sono per essere un po' più cauti sui mercati, per cui questo credo che sia l'approccio in questa fase migliore che si possa avere, naturalmente fino a prova contraria. Vi ricordo la possibilità di ricevere indicazioni operative in abbonamento per costruire nel tempo un portafoglio di medio-lungo periodo fatto esclusivamente di ETF, chiaramente si vanno a guardare i principali indici mondiali, non solo quelli che vediamo in questa videoanalisi, e le singole principali materie prime. Su onewartrading.it troverete tutte le informazioni sulle modalità di abbonamento, sull'invio della newsletter che avviene nel fine settimana, in modo da poter dare a lunedì mattina tempo di operare con tranquillità. Si fanno poche operazioni perché vengono viste le candele settimanali, con operatività appunto che rimane focalizzata prevalentemente a lunedì mattina. Questi in ogni caso i miei contatti per qualunque chiarimento o approfondimento. Vi ringrazio anche oggi per l'attenzione. Ci vediamo domani per un nuovo appuntamento. Buona serata.